Ciao a tutti, vediamo in questo video come sedurre con le tensioni. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Allora, noi possiamo sedurre utilizzando le tensioni. Le tensioni sono fortemente seduttive perché ci consentono di far entrare l'altra persona in uno stato emozionale e in questo stato emozionale possono vivere, diciamo, una forte emozione, quindi destrutturare la parte logico-razionale. Quando noi viviamo delle emozioni molto forti, di fatto non ragioniamo più o ragioniamo molto di meno. E quindi dobbiamo imparare a produrre tensioni alle persone che ci interessano proprio per sedurle, proprio per coinvolgerle. Come possiamo produrre tensioni? Beh, ci sono diverse modalità. Una è ad esempio la gestione della prossemica. La gestione della prossemica è un modo molto utile per produrre tensioni, cioè avvicinarsi alla persona in modo tale da procurare tensione, ma non troppo, diciamo così, da farti dire che vuoi. È un po', diciamo, come se dentro quella persona avessimo prodotto delle microtensioni emozionali, e quindi abbiamo iniziato a preparare il terreno per cui tutto quello che dico successivamente arriverà non tanto a livello logico-razionale, o perlomeno non solo a livello logico-razionale, ma arriverà a livello inconscio, e la nostra mente logico-razionale non sarà più in grado di verificare il contenuto del messaggio. E quello, quindi, il primo modo utile per imparare a generare tensioni è quello di violare la prossemica, quindi avvicinarsi, e nell'avvicinamento è importante cogliere gli eventuali scarichi di tensione che dà la persona, soprattutto perché se cogliamo degli scarichi di rifiuto, vuol dire che abbiamo generato troppa tensione, la persona si sta mettendo sulle difensive, quindi dobbiamo allentare un po' la tensione, quindi dobbiamo allontanarci, perché mentre la nostra mente cosciente non vuole tensioni, odia le situazioni tensiogene, la mente inconscia si nutre di tensioni, vive di tensioni. La mente cosciente vive le tensioni come un qualcosa di potenzialmente pericoloso, qualcosa di potenzialmente negativo, mentre la mente inconscia vive le tensioni come uno stato piacevolissimo, cioè molto piacevole. Per cui noi, e quando la mente inconscia percepisce questo stato di piacere, diciamo così, per le tensioni, noi possiamo, diciamo, abbiamo destrutturato da un certo punto la parte logica, e quindi i messaggi arrivano alla parte emotiva. Inoltre, la parte emotiva tende a gratificare tutti quelli che li generano tensioni, perché è come se noi stessimo dando nutrimento emotivo. Quindi, generare tensioni da questo punto di vista attraverso la prossemica è molto importante. Quindi, quando parliamo con le persone, impariamo ad avvicinarci, ad allontanarci per produrre emotività. Questa emotività è molto utile per riuscire appunto a conquistare, a sedurre, a far innamorare la persona che ci interessa. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco ed iscriviti al canale. Ciao a tutti.